voglio subito ricordare, ringraziandovi di essere qua, che ci sono diversi modi anche mediaticamente di prendere parte a questo nostro appuntamento. Innanzitutto tutto quello che ascolteremo e vedremo questa sera potrà essere visibile su Onda Libera, che è una web TV appunto che sta riprendendo tutto nel giro di uno o due giorni. Potrete trovare tutto quanto. Se avete qualcuno a casa che non è venuto e che magari sarebbe interessato ai contenuti di stasera, tramite Vivere Fano potete intervenire via Twitter, quindi questa è anche un'occasione per poter rivolgere delle domande ai nostri ospiti, domande che potete rivolgere anche voi, naturalmente con la massima magari sinteticità e anche appropriatezza. Questo naturalmente è un appello che noi rivolgiamo. Allora, tutti sapete perché siamo qua, tutti conoscete le persone che sono intorno a me. Grazie, buonasera a Stefano Marchegiani, voltiamo pagina, a Massimo Seri, Seri per Fano, e a Samuele Mascarin, La Svolta Buona. Sono le tre persone che appunto si contenderanno domenica la possibilità di diventare candidato a sindaco di Fano per la coalizione di centrosinistra. Poi dopo magari nel corso della serata spiegheremo anche come si voterà e quali sono anche gli scenari possibili, perché non si esclude anche che si possa andare e ritornare a votare domenica 9 di febbraio, oltre che il 2 di febbraio. Inizierei, in attesa anche di vostri interventi e di interventi degli amici che sono a casa, con una domanda a testa molto semplice, una domanda di rito, una domanda di buonasera per i nostri ospiti. Io sono in contatto anche con persone che stanno amministrando anche in altri comuni, che magari si stanno riproponendo. Nessuno lo fa mai col sorriso tra le labbra, perché dicono: beh, in effetti sì, mi sa che lo rifaccio, però forse sono un po' matto, non è questo il periodo ideale. Allora, la domanda, prendendo spunto anche dal vostro slogan, iniziamo da destra, andiamo controcorrente stasera, iniziamo da Massimo, Seri, Seri per Fano. È chiaro che il tuo cognome fa il tre quarti dello slogan, però è normale che non è un termine scelto a caso quello della serietà. Quindi ti chiedo, stando al tuo slogan, che cosa proponi di dare e soprattutto perché la voglia di mettersi in gioco in un periodo in cui amministrare è tutt'altro che un gioco? Adesso facciamo i soliti. Sì. Ok. Allora, intanto, Seri per vincere, lo slogan del manifesto, tu hai ripreso gli slogan dei manifesti, il mio è per vincere, che ha un significato. Però tu poni una questione vera che devo dire anch'io mi ha portato a riflettere. Per me non è stata una scelta facile quella di accettare di mettermi in gioco, di mettermi in discussione per un'avventura così importante. Perché effettivamente chi quotidianamente si trova ad amministrare in questo momento sa che è un momento difficilissimo, ci sono solo difficoltà, soltanto ostacoli, e spesso e volentieri non c'è la comprensione della gente che noi andiamo a rappresentare per ovvie ragioni, per le difficoltà che ritroviamo. Le famiglie vivono una complessità, una difficoltà quotidiana importante. Però mi sono posto questa domanda. Nel senso, cosa ho fatto in questi anni, cosa posso fare? In fondo parliamo della nostra città, la città dove noi viviamo, dove viviamo con la nostra famiglia. Io sono sposato, ho due figli, quindi sono prima di tutto cittadino. E la prima esigenza che ho riscontrato e la prima sensazione che ho condiviso anche con tante persone è quella che forse questa città merita un'amministrazione migliore. Quindi questo è il punto di partenza. Se vogliamo un'amministrazione migliore non possiamo solo lamentarci e criticare. Criticare è facile, dobbiamo metterci in discussione, ognuno cercando di fare la nostra parte, cercando di mettere le nostre esperienze a disposizione. E ho trovato tante persone disponibili a fare questo e abbiamo deciso di metterci in gioco, sapendo che se dovessi diventare sindaco, passata la prima settimana di congratulazioni di rito, dall'ottavo giorno inizieranno le critiche. Perché veramente le risorse sono sempre meno, i vincoli, i limiti, a cominciare dal patto di stabilità, ti condizionano quotidianamente il tuo fare amministrazione. Però sono altrettanto convinto che quando ci sono le difficoltà c'è anche un desiderio di provare a vincere le sfide che ci attendono e riguardano noi stessi. Quindi ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza, un'esperienza che ho maturato in questi anni da amministratore, che mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto conoscere la macchina amministrativa sotto tanti aspetti, che unisco ad un'esperienza personale fatta anche nel mondo privato,
e fatta anche nel mondo pubblico, perché io di mestiere lavoro presso una pubblica amministrazione e seguo il controllo di gestione. Quindi sono elementi che a mio avviso sono utili, perché noi andiamo ad amministrare, al di là dei grossi ragionamenti che facciamo, però io penso che quando andiamo a scegliere chi ci amministra deve avere un bagaglio anche di esperienza, al di là dell'elemento innovativo che affascina. Poi amministrare è complicato, non ci si può più permettere di improvvisarci. Troppo spesso troviamo amministratori che improvvisano. Ecco, questo non ce lo possiamo più permettere. La gente si aspetta serietà, mi reputo sotto questo aspetto persona seria, si aspetta persone che dicono le cose per quel che sono e chiamano le cose per nome e cognome. E quindi significa affrontare seriamente le questioni, provando a elaborare progetti complessi e avere una visione di città. Poi essere altrettanto onesti, dire concretamente le cose che realmente si possono realizzare e le cose che, se avremo la capacità di fare squadra, di dialogare con la gente, ma soprattutto di raccogliere anche quegli elementi innovativi che ci stanno anche nella amministrazione, intercettando anche altre risorse, riuscendo a dialogare anche con altri enti, si possono vincere queste sfide. Quindi questa è stata la molla che mi ha portato a mettermi in discussione, ma soprattutto perché ho trovato anche attorno a me, attorno anche a Stefano e a Samuele, con i quali condivido questa avventura, una sensibilità a me vicino, anche un senso di lealtà e un comportamento costruttivo che cerca di guardare gli obiettivi che vogliamo raggiungere in futuro. Benissimo, benissimo, quindi questo è il saluto, anche l'inizio serata di Massimo Seri. Non l'ho detto prima, lo anticipo adesso, poi andremo anche a trattare diversi temi che riguardano questa parte di territorio comunale, quindi a sud del Metauro le tematiche sicuramente non mancano e sono tutte attualissime. Andiamo avanti, qua vicino a me c'è Stefano Marchegiani, voltiamo pagina. Per Stefano Marchegiani questa espressione voltiamo pagina recentemente è stata più che in auge, no? Quindi voltiamo pagina, prima all'interno del proprio partito, tutti sappiamo quello che è stato il suo excursus recente, voltiamo pagina anche per Fano, per l'amministrazione di Fano. Sì, dicevi bene, da quando sono stato nominato segretario del Partito Democratico, quindi il 13 luglio scorso, è stata messa in campo una mozione politica molto chiara che faceva il punto su un'analisi sull'attuale amministrazione comunale di Fano. Il giudizio era stato fortemente negativo e fortemente condiviso dai delegati del congresso. Questo ci ha dato lo spunto per credere in una azione politica tutta da costruire e niente affatto scontata, felicemente conclusasi però, posso dire, stasera e durante questa breve ma intensa campagna elettorale, di rimettere insieme attorno a un progetto, un programma per la città di Fano, delle forze riformiste, progressiste, che potessero dare un'alternativa ai cittadini rispetto a un governo che ci ha restituito una città fortemente arretrata dal punto di vista economico, sociale, demografico, e quindi quasi il senso del dovere di un partito che per 10 anni ha fatto opposizione e che adesso però si candida a riprendere la città in un momento in cui noi riteniamo e speriamo che si sia arrivati alla consapevolezza del giudizio che abbiamo espresso noi anche in molti cittadini. Ci siamo impegnati subito, prima di iniziare una qualsiasi campagna elettorale che nella mia situazione è brevissima, perché io sono in campagna elettorale da 2 settimane, mi accingo a fare la terza, lo dico anche con grande soddisfazione, ringrazio i volontari che hanno seguito uno sforzo straordinario e stanno facendo uno sforzo straordinario per me e per la coalizione, e sono molto soddisfatto di aver messo in campo un progetto fortemente innovativo che stiamo proponendo ai cittadini, lo stiamo arricchendo anche con le riunioni, una di queste è quella di questa sera sicuramente, perché Fano, nonostante le grandissime difficoltà economiche che venivano ricordate e che fanno tremare i polsi a tutti coloro che vogliono cimentarsi in questa responsabilità, ha grandi possibilità. Possibilità inespresse, finanziamenti non richiesti in questi anni, una visione delle cose da fare molto limitata, una città che si è isolata nel contesto provinciale, regionale e nazionale, e poiché ci sono
molti margini di miglioramento, oltre alla preoccupazione sulla finanziabilità delle cose che dobbiamo fare, e sono tantissime, a cominciare dalla manutenzione della città e dalla sua riqualificazione, c'è anche la certezza e l'entusiasmo di poter aggiungere delle parole che da troppo tempo la città aspetta e conquistare delle cose che bisogna fare a Fano e che sono alla portata. Con che cosa? Con un lavoro immediato, nel primo anno e mezzo, io dico due anni di vita amministrativa, far ripartire la macchina comunale, allestire un ufficio progettazione che sia in grado di intercettare finanziamenti ministeriali e comunitari, essere cioè nel mondo e non in una dimensione piccola, quella della cittadina, dove in questo tempo, in questi lunghi anni, si è gestita la politica come una sorta di populismo e, come dire, di complicità personale, perdendo di vista quelle che potevano essere grandi opportunità della terza età delle Marche. Ecco, queste le motivazioni. Chiaramente la motivazione perché sono qui è perché il mio partito me l'ha chiesto fortemente, abbiamo aperto anche ad altre adesioni, abbiamo mandato 600 lettere prima dell'estate per dare a tutti la possibilità di partecipare alle primarie di coalizione. Le iscrizioni sono state aperte fino al 18 gennaio scorso, mi trovo qui per esprimere con grande orgoglio e senso di responsabilità il desiderio del mio partito e cercherò di farlo al meglio anche in queste ultime ore di campagna elettorale. Benissimo, grazie anche a Stefano Marchegiani, chiudiamo questi interventi di saluti perché poi dopo andremo nel nodo specifico di alcune questioni e andremo ad accorciare anche i tempi, cercheremo di essere molto diretti per poter toccare più temi possibili. Samuele Mascarin, lo slogan è la svolta buona. Samuele Mascarin, da consigliere comunale, combatte quasi quotidianamente con molte decisioni che non tornano, e che sia la svolta buona allora a questo punto. Come mai questa candidatura? Quali sensazioni? Perché oltretutto per te sono giorni anche importanti, anche gratificanti sotto molti punti di vista. Sì, sono innanzitutto giorni molti di corsa, perché come diceva Stefano stiamo tutti e tre affrontando una campagna elettorale, nel vero senso della parola, molto intensa e che però ha un pregio, e il pregio è quello di riattivare interesse per la politica in questa città dopo tempi di rassegnazione, di disillusione, e di rimettere in movimento delle energie che in qualche modo in questi anni il centrosinistra aveva anche fatto assopire. E invece io credo che questo passaggio delle primarie che ci aspettano il 2 di febbraio e forse il 9 di febbraio siano state una buona intuizione, un'intuizione che abbiamo voluto e portato a casa con convinzione sia io che Stefano che Massimo. A me questo piace ricordarlo perché è un elemento che non sempre si riesce in questi giorni così impegnativi a valorizzare al meglio. Però mi piace ricordare che in questa città, che ha conosciuto un centrosinistra negli anni in grossa difficoltà, all'opposizione, spesso lacerato, in questa città noi abbiamo costruito una coalizione coesa, abbiamo messo in campo un programma coraggioso che non è una fotocopia sbiadita di quello dei nostri avversari, ma propone un'idea nettamente alternativa all'idea di città che abbiamo conosciuto negli ultimi 10 anni, che ci ha fatto conoscere la Giunta Guzzi, e abbiamo messo insieme energie politiche, umane, intellettuali, che in altre città che non hanno dovuto scontare le nostre difficoltà, ancora oggi fanno difficoltà a mettere insieme e a coinvolgere in un unico percorso e verso un unico obiettivo. La svolta buona è un auspicio, oltre che una previsione, perché la percezione che noi abbiamo, e credo non sia solo mia ma anche di Stefano e di Massimo, è che dopo 10 anni di cattivo governo della destra questa città sia pronta a cambiare, e anzi non aspetti altro che ci sia un gruppo dirigente in grado di interpretare quest'ansia, questa aspettativa, e di dargli una forma e un senso. E noi in qualche modo con queste primarie vogliamo iniziare a coinvolgere questa parte di città dentro un percorso virtuoso, un processo di partecipazione democratica vera, facendo in modo che la prima scelta e più importante, cioè chi guiderà questa coalizione, il centro-sinistra, le prossime amministrative, noi ci auguriamo una bella vittoria elettorale, venga scelto per la prima volta in 10 anni non dalle segreterie di partito, che molto spesso peraltro sono segreterie non fanesi ma pesaresi e anconetani, ma siano magari 3.000, 4.000, 5.000 cittadine e cittadini fanesi.
un bagno di democrazia che fa bene non solo al centro-sinistra, ma fa bene anche alla politica e fa bene a una città che, come ricordavano prima sia Massimo che Stefano, è una città che sta male. Solo due dati, perché vale la pena ricordarli sempre. Uno ce l'ha dato il centro dell'impiego 10 giorni fa. La nostra è una città di 64.000 abitanti con 7.400 disoccupati, in grandissima parte giovani sotto i 25 anni. Oggi la nostra è una città in piena crisi economica e sociale, nella quale se hai 25 anni e una laurea in tasca e vuoi realizzare i tuoi sogni di vita, è bene che te ne vai, perché in questa città l'occasione e le opportunità per realizzare quei sogni e quelle aspettative non ci sono. Altro dato che racconta come è ridotta oggi Fano è quello che ci dice, che ci riporta anche negli ultimi giorni il Ministero degli Interni. Questa è la città con il maggior numero di beni confiscati a mafia e camorra in tutte le Marche. E questo ci descrive una città che in questi anni ha subito un declino che non è stato solo economico e sociale, evidentemente, ma è stato anche culturale e morale. E noi oggi siamo in campo tutti, non solo io, per fermare, per arrestare questo declino e per invertire questa tendenza. E per farlo ci vuole coraggio, generosità, un po' di umiltà. E credo che questi siano gli elementi che possono descrivere bene ognuno di noi tre in questa campagna, e credo che siano anche le parole che possono in qualche modo raccontare quello che è il progetto che abbiamo voluto mettere in campo e che la prossima domenica vogliamo diventi il progetto non solo nostro, ma di un intero pezzo di società fanese che ha voglia insieme a noi di scrivere questa pagina di cambiamento. Ok, allora terminiamo qua la nostra prefazione, chiamiamola così, adesso andiamo a guardare un po' una volta per uno e uno per uno i vari temi. E in questo ruolo che ho il piacere di svolgere questa sera, mi piacerebbe, l'ho detto in altre occasioni, l'ho detto anche ad altre forze politiche, ad altri esponenti politici, anche in altri comuni, recitare più che altro il ruolo del cittadino. Quando si parla di essere cittadino, in questo caso fanese, non si può ignorare un capitolo in assoluto, che è il turismo. Turismo che ha mille problematiche, ma soprattutto un milione di potenzialità, soprattutto in una città come la nostra. È troppo facile dire che Fano è una città che per 12 mesi all'anno potrebbe avere turismo, perché ha probabilmente, anzi sicuramente, più centro storico che mare, se la vogliamo mettere così, a livello di potenzialità e di concorrenza. Diciamo che a livello balneare forse abbiamo più concorrenza di quanto Fano ne possa avere a livello architettonico e artistico. Una domanda a testa per quel che riguarda il turismo, una domanda diversa, visto che comunque siamo qua a rappresentare tutti la stessa coalizione che ha un programma ben definito che fino alla fine verrà portato avanti. Punto numero uno: da cittadino non posso ignorare che in meno di due mandati siano stati cambiati 6 assessori al turismo. Quando con degli addetti ai lavori parliamo di turismo, la prima parola che viene sempre pronunciata, anche quando si parla tra amici, è quella di programmazione. Cambiamo il giro, adesso facciamo Stefano, Samuele, Massimo, oppure Stefano, Massimo, Samuele. Voglio chiedere a Stefano Marchegiani, la programmazione è un punto fermo che lei, in caso di sindaco, tu in caso di sindaco puoi garantire per portare avanti al meglio quella che è una potenzialità assoluta del nostro territorio? Perché se si cambiano 6 assessori in un mandato e mezzo, di programmazione ce n'è poca. Ma è scontato oggi che nel marketing del turismo, nelle competitività delle città, la programmazione gioca un ruolo assolutamente importante. Poi uno può mettere in campo una manifestazione più o meno riuscita, più o meno di qualità, ma sicuramente il pubblico se la conquista se comunica per tempo e con le modalità convincenti, nelle adeguate sedi, le fiere turistiche, internet, tutti i mezzi che abbiamo oggi, quello che sta per avvenire non di qui a un mese, ma 6 mesi prima. Questo penso che sia un meccanismo ormai assolutamente tacito. Chiaramente per fare questo bisogna mettere in campo un lavoro preventivo, una qualità dell'azione amministrativa fatta di forme e di contenuti. Noi abbiamo una miriade di esempi a Fano, purtroppo, dove anche il settore turistico è fortemente in ritardo rispetto alle scommesse che potremmo giocare proprio in un periodo così difficile di crisi economica e di recessione. Abbiamo il Carnevale alle porte, bene, l'annuncio ufficiale dell'edizione di quest'anno è avvenuto, credo, non più di 15 giorni fa, insomma. Allora ci chiediamo se questa cosa è rivolta al nostro circondario, e va bene,
quindi le 12-15 mila persone delle sfilate saranno più o meno quelle che fanno riferimento a Fano, Pesaro, San Giorgio, Marotta, Sant'Ippolito, ma se vogliamo puntare a trasformare questo evento in un vero evento turistico, dobbiamo garantire presenze che si fermino nel territorio, invogliare gli albergatori e non solo gli albergatori ma anche i gestori di agriturismo o di altre strutture simili a fare sistema attorno a questa manifestazione. E quindi io penso assolutamente che la programmazione sia fondamentale. Questo vale anche per evitare la sovrapposizione di eventi, no? Che è un altro problema che Fano soffre incredibilmente. Abbiamo delle settimane congestionate di eventi che vanno dall'alta gamma, dalla pianista di musica classica alla saga della salsiccia, entrambi valori della vita sociale, però le due cose spesso non possono convivere, soprattutto se una musichetta festosa si va a sovrapporre a un concerto all'aperto estivo, perché si danneggiano entrambi e danno un'immagine della città non adeguata. Quindi programmiamo, ogni assessorato deve mettere in campo un calendario di iniziative che non si ledano a vicenda, distribuiamole in una stagione che deve diventare più lunga, no? Inventiamo anche qualcosa di nuovo e a basso costo che possa far vivere meglio i nostri albergatori, che spesso a fine estate non hanno voglia di chiudere se il tempo è bello, ma devono aver programmato, appunto con l'aiuto di un'amministrazione che li accompagna, attività e iniziative che vanno oltre la stagione balneare vera e propria, e ci sono margini. Pensiamo poi dopo, quando ci sarà una domanda sulle attività, di tornarci sopra su questo argomento. Indubbiamente le domande e i temi soprattutto sono tanti, speriamo di riuscire ad affrontare i principali. Allora andiamo da Samuele Mascarin, sempre legato al turismo, in qualche modo l'ha anticipato Stefano Marchegiani, ma è giusto così, perché non dimentichiamo che siamo qua per la coalizione di centrosinistra e non per tre candidati a sindaco di tre realtà politiche diverse. Il binomio con la cultura, fondamentale in questo momento. Fanno l'impressione che il turismo sia una cosa, la cultura sia un'altra. C'è la possibilità ancora, visto che purtroppo stiamo perdendo presenze, stiamo perdendo arrivi, stiamo perdendo dati e credibilità, c'è la possibilità di far sì che il turismo a Fano sia balneare, legato al centro storico e soprattutto, aggiungo di più, un discorso di rete, come molti operatori del settore chiedono, la costa con l'entroterra, visto che nessuno ancora deve scoprire il nostro entroterra semplicemente fantastico. Ma la risposta in questo caso, per come lei hai formulato la domanda, è semplicissima, la risposta è sì. Il nostro è un territorio che può benissimo coniugare cultura e turismo, e può benissimo, per tutta una serie di sue caratteristiche anche legate alla sua storia, tenere insieme in un binomio virtuoso quella che è la dimensione della città di mare, di una città adriatica, perché dobbiamo ricordarci che noi viviamo anche una dimensione molto particolare di ponte su un mare sul quale si affacciano sette stati differenti, quindi anche con delle potenzialità, diciamo, molto forti e molto poco, per la verità, sviluppate e sfruttate nel corso di questi anni. E abbiamo poi un entroterra che dal punto di vista dei beni paesaggistici, dei beni culturali, dell'enogastronomia, offre una ricchezza di offerta che, insomma, risulta incredibile come ancora oggi non sia stata portata per l'appunto a sistema dentro una logica di rete. Aggiungo anche che quello che è mancato, riferendomi al passaggio che faceva prima Stefano, è stato comunque molto anche il tema della programmazione degli eventi, ma anche più in generale di una strategia di promozione e di valorizzazione della nostra città. Io ho fatto tardi, mi scuso, colgo l'occasione per, insomma, questo inciso, perché a un chilometro da qua, a Marotta di Mondolfo, questa sera c'era una bella iniziativa culturale con Monio Vadia, con 400 persone a 900 metri da qua. Iniziative di questo tipo a Fano noi ce le sogniamo da anni. Quando avvengono sono i privati, sono le associazioni, sono i circoli culturali che offrono alla città queste opportunità, che sono culturali ma evidentemente hanno anche una potenziale dal punto di vista del ritorno sulla città di tutta una serie di segmenti economici fortissima. Purtroppo noi in questi anni abbiamo messo da parte i Dario Fo,
Battiato, abbiamo investito sulle Lecceso, su un certo tipo di programmazione turistica, e i risultati però sono quelli che abbiamo visto. Una programmazione abbastanza sciatta, che ha sacrificato molto anche il turismo legato all'indotto, diciamo, della balneazione, e oggi la nostra è una città che dentro la crisi economica deve contare anche la crisi del settore turistico, che è oggettiva e purtroppo, va detto, è frutto non solo della crisi ma anche del fatto che gli albergatori, così come tanti altri operatori del settore turistico e culturale, sono stati di fatto abbandonati a se stessi. Grazie anche a Samuele Mascarini. Allora, sempre in tema turismo, entriamo nel vivo di quella che è la zona che questa sera ci ospita. Tutti sapete, siamo a Ponte Sasso, quindi a sud del Metauro. Sicuramente quasi tutti sanno, ma qualcuno non lo sa, lo ricordiamo, che la zona sud del Metauro, quindi Metauriglia, Torrette, Ponte Sasso e la parte fanese di Marotta, ospita il 75% delle strutture ricettive, tra camping, alberghi e quant'altro. Ci sembra però sempre più palese lo scontento quotidiano che c'è da parte degli operatori di questa zona, da parte anche dei turisti di questa zona, da parte dei cittadini di questa zona del territorio comunale di Fano. Allora voglio chiedere, naturalmente sempre a nome della coalizione di centrosinistra, ma in questo caso anche quello che è il personale pensiero, a Massimo Seri, quali sono ad oggi, quindi 28 gennaio 2014, le deficienze, le mancanze principali cui bisogna assolutamente porre rimedio in questo territorio turisticamente parlando, perché mi sembra che ce ne siano parecchie ascoltando un po' le percezioni della gente. Beh, intanto anch'io vorrei partire dalla premessa, parlando di turismo, che è una delle vocazioni che questo territorio ha. In un momento di difficoltà come questo, il turismo assieme all'agricoltura sono quei due settori che danno ancora occupazione, che hanno numeri positivi pur lievi, e quindi sono settori che possono dare anche una prospettiva, anche perché abbiamo un gap da recuperare, a mio avviso, perché forse per errori anche del passato non siamo stati in grado di promuovere fortemente le potenzialità di questo territorio, che vorrei ricordare che è un territorio che in qualche modo è una piccola Italia. Se noi pensiamo, in 60 km nuotiamo d'estate, sciamo d'inverno, abbiamo un paesaggio straordinario con una presenza culturale, artistica molto forte, con un patrimonio enogastronomico, tutti i valori che messi assieme sono un potenziale straordinario che non si possono concentrare soltanto in una stagione turistica, quindi possono essere, se ben valorizzati, anche un'opportunità per tutto l'arco dell'anno. Però anch'io voglio sottolineare un aspetto: non si può improvvisare, cioè sempre più si chiede professionalità a chi vuole amministrare. Qui parliamo di amministrazione comunale, quindi il sindaco con i suoi collaboratori, assessori, dovranno amministrare questa città. Troppe volte abbiamo visto improvvisazione, e sul turismo bisogna crederci. Questa è la prima sfida, bisogna crederci. Se ci si crede, poi si fanno anche scelte conseguenti, anche scelte coraggiose, a cominciare da un marketing rinnovato. Qui vedo poche idee e confuse, quindi va completamente ripensato. Però non voglio eludere alla domanda che tu mi hai posto, specifica su questo territorio. Hai fatto bene a ricordare che la maggior capacità ricettiva è qua. Se noi guardiamo i numeri, sono nella fascia, diciamo, Fano Sud. E dobbiamo anche dire che questa è una realtà che d'estate si trasforma, cioè si ritrova, sono piccole frazioni, se pensiamo, no? Torrette, Ponte Sasso, Marotta, ma in estate hanno una presenza di turisti molto grande rispetto ai residenti, e questo richiede anche una serie di servizi e di attenzioni. Però la prima risposta che mi verrebbe da dire: cosa serve? Serve tutto, perché se ricordo, quando ero ragazzino, quando venivo con i miei amici a Torretta a fare una passeggiata, ci torno oggi e non è cambiato nulla, cioè non abbiamo visto grandi cambiamenti. Quindi c'è un'esigenza di ripensare anche come arredo questo territorio, c'è l'esigenza di strutturarla di servizi, messa in sicurezza di chi, perché dobbiamo dimenticare che chi viene in vacanza vuole sempre usare meno la macchina, vuole andare a piedi, vuole rilassarsi, quindi non vuole smagonare, se così possiamo dire.
E quindi c'è una carenza, la prima cosa che mi viene in mente, c'è una carenza di servizi pubblici, di collegamento per esempio fra queste realtà e il centro della città, perché poi quando parliamo di offerta turistica non dobbiamo pensare dell'offerta nelle singole realtà, è un'offerta complessiva dove le realtà sono un tutt'uno. Questo troppo spesso è mancato, perché quando c'è un evento al Lido, alla Sassonia o al centro, chi sta a Torrette, a Ponte Sasso, ha piacere di partecipare, è un'offerta che noi diamo a quelle persone che vengono, ma viceversa ci possono essere opportunità. Quindi mancano una serie di servizi che devono essere rafforzati, perché se effettivamente vogliamo qualificare, perché poi io dico sempre questo, quando noi promuoviamo un territorio non promuoviamo una destinazione, pensiamoci bene, noi promuoviamo delle emozioni, dei servizi. Cioè non è che noi ci alziamo la mattina, una persona qualsiasi dice decide vado a Fano o a Torrette, deve esserci un motivo, un'emozione che ti attira l'attenzione e ti porta a voler vivere quell'opportunità turistica, che poi si ricollega anche ad un insieme di proposte. E qui devo dire un'altra lacuna, e che riguarda anche in modo particolare questa realtà del territorio, quando parlavo anche di servizi pubblici. Mettere in collegamento i valori e le offerte che il nostro entroterra offre, ne dico una su tutte. Noi abbiamo a Pergola un patrimonio straordinario, i bronzi dorati di Cartoceto. Cioè solo per quello la gente potrebbe venire nel nostro territorio. Allora dobbiamo avere la capacità, anche come Fano, come luogo costiero, di promuovere le bellezze che abbiamo anche nel nostro entroterra. Perché uno può andare a vedere i bronzi e poi deve decidere dove passare la settimana, dove passare le giornate, dove fermarsi a dormire. E qui entriamo in gioco noi, perché la capacità ricettiva sta tutta sulla costa. Però ecco, dobbiamo avere questa capacità che purtroppo in questi anni è mancata. Poi dovremmo avere anche l'intelligenza di attrezzare le strutture per guardare un turismo plurale, perché non dobbiamo pensare soltanto al turismo balneare. Su questo, se pensiamo solo a quello, perdiamo già prima di iniziare, perché abbiamo tanti competitori, tante realtà più attrattive se pensiamo solo al mare. Ma dobbiamo pensare anche a periodi non di alta stagione, penso ai periodi di bassa stagione, inizio e fine estate, provando a collegarsi ad altre opportunità. Mi viene a mente per esempio tutto il discorso che si lega al turismo sportivo, che negli ultimi anni ha visto percentuali di crescita straordinarie in tutto il paese. Poi tu Renato li segui direttamente, se si va alla BIT si vede che i numeri di crescita, quelli più alti, sono del turismo sportivo. Ecco, su questo noi abbiamo perso tante occasioni. Poi qua, pensando a questo territorio, un'occasione persa, oltre ad averla persa la stiamo penalizzando ancora di più, è l'ex area Fantasy World, dove si è avuta la bella idea di portarci fanghi, invece di pensare come rivalorizzare quell'area magari in termini turistici, perché quella è un'area risorsa che va ripensata con un progetto che sia a disposizione della proposta turistica di questo territorio. Beh, sarebbe stata la prossima domanda, e quindi mi hai in qualche modo letto nel pensiero o nella cartella. No, no, anche perché non ci capisco neanche io quello che c'è scritto. Allora, questo per quel che riguarda, dunque, a parte che vorrei aggiungere a proposito di turismo sportivo che fino a una decina di anni fa, 10-11 anni fa, Fano ospitava tutte le finali nazionali WISP, quindi mi ricordo alberghi pieni a maggio, no? Acli e quant'altro, quindi cose che non ci sono più queste, tra l'altro. Comunque sia, a proposito, Fantasy World, ricominciamo il giro, sto cercando naturalmente di dividere al meglio la partecipazione dei nostri ospiti. Questa è una domanda che probabilmente va anche fuori scaletta ed esce dai macro temi che siete abituati ad affrontare in campagna elettorale giorno dopo giorno. Una risposta molto molto veloce: nel vostro immaginario come vedete, come immaginate, o qual è secondo voi la destinazione ideale dell'area che qua tutti noi fanesi chiamiamo Fantasy World, ex Fantasy World? Iniziamo da Samuele Mascarini. Ma innanzitutto posso dire cosa non ci vedrei. Sicuramente i fanghi. Sicuramente i fanghi, che chiamano in causa un altro problema grande di questa città, che riguarda il porto cittadino, e magari ci sarà occasione di parlarne durante la serata. E però questo richiamo che faceva Massimo è corretto, non è demagogico, perché implicitamente la vicenda dei fanghi nella zona di Fantasy World ha fatto emergere quale sia la considerazione che questo territorio, questa parte del territorio comunale,
ha ricevuto in questi anni da chi amministra, nel senso che è stata sostanzialmente considerata quell'area come il tappeto sotto il quale nascondere lo sporco, perché questa è stata la storia degli ultimi 2-3 anni. E quella invece è un'area risorsa, che è un'espressione che ormai io quando sento ho un brivido lungo la schiena, perché quella era un'area risorsa, l'ex zuccherificio era un'area risorsa, tutte le aree risorse che questo comune ha avuto dalla fine degli anni 90 in poi, negli ultimi 10 anni si sono risolte con degli assoluti abomini dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche dell'impatto sul tessuto sociale, perché quella scelta dei fanghi a Fantasy World ha voluto dire comunque andare a mettere in discussione la qualità della vita di una zona e dei residenti e degli abitanti di quella zona. Io credo che in quell'area invece ci sia la necessità di un investimento forte in termini di vocazione turistica, e però credo che dobbiamo smetterla di pensare, come hanno fatto coloro che hanno amministrato Fano fino ad oggi, negli ultimi 10 anni, immaginare il futuro di un'area unicamente guardando il perimetro di quell'area, senza cioè riconnettere l'area dell'ex zuccherificio o di Fantasy World o di Forcolo o di altre zone ancora della città a una visione complessiva e strategica dello sviluppo di questa città. Perché se una realtà come Ponte Sasso, come Torrette, come Mitrovica, mi riferisco al sud di questa città, è rimasta storicamente penalizzata, è anche perché tutti gli amministratori hanno fatto sempre molta fatica, ma negli ultimi 10 anni la cosa è stata, come dire, la palissiana, ad avere una visione complessiva dove non c'è un quartiere, una frazione, ma c'è una parte della città che deve stare dentro un progetto complessivo di sviluppo urbanistico, economico, turistico, sociale. Ecco, io credo che una cosa che noi faremo sicuramente, chiunque di noi vinca le primarie, è incominciare a ragionare, ad affrontare lo sviluppo di questa città e il recupero di alcune aree, come quelle risorsa, dentro una visione, una strategia complessiva per il futuro di questa città, perché altrimenti, se pensiamo di risolverle caso per caso, rimarranno quello che sono state fino adesso, delle cattedrali nel deserto. C'è bisogno invece di una visione lungimirante, e per avere una visione lungimirante, mi permetto questa nota polemica, però ci vuole un gruppo dirigente, ci vogliono degli amministratori, che è quello che è mancato a fare in questi anni. Allora, intanto vi ricordo che se volete fare domande, naturalmente qua il microfono è aperto per tutti, non ci sono assolutamente problemi. Andiamo avanti molto velocemente a parlare di Fantasy World. Stefano Marchegiani, suppongo che il pensiero di Massimo prima e di Samuele poi sia assolutamente condiviso su quella che è la brutta fine che ha fatto in questi decenni quell'area. Però ti chiedo, nel tuo immaginario, che cosa ci vedi bene? Sicuramente è corretto quello che ha detto Samuele, di che non sia una cosa isolata, che deve essere inserito in un contesto, in una progettualità, però comunque sia, io suppongo che fanghi no, questo poco ma sicuro, commerciale no, visto quello che a poche centinaia di metri sta accadendo. No, adesso quest'area aveva un limite nella concezione, no? Anche un po' per i motivi che abbiamo detti, perché nel momento in cui stava finendo la prima fase dei parchi tematici per divertimento, si era sottovalutato un aspetto fondamentale perché queste strutture funzionassero, di grande impegno economico ovviamente, e cioè la qualità ambientale data. Se penso a Gardaland nasce con una situazione ambientale che già costituiva il 70% del successo di quel parco tematico, no? In tempi tra l'altro anticipatori rispetto ad altre situazioni. Io penso adesso che quindi il destino di quell'area, che ha avuto un'urbanizzazione veloce per realizzare un primo stralcio che, ci pensiamo, aveva poco a che fare col parco tematico, perché era comunque un ristorante, un bowling, mi pare di non ricordare male, cioè venivano meno quelle caratteristiche vincenti che potevano metterlo sul mercato d'amblè. Quelle cose si fanno a stralci funzionali che diano già un'immagine del divertimento. Un parco divertimenti deve avere un interland molto ampio, no? Ci si sposta, si fanno 60 km senza problemi per andare a Mirabilandia o altre location un pochino più distanti, perché c'è anche la passeggiata che ti muove per quando sei in vacanza, per occupare una giornata.
Mi pareva quindi fin dall'inizio un tentativo un po' zoppo questo qui, e infatti non ha avuto poi chance. Adesso ecco, bisogna ripensare le cose. Io condivido l'impostazione che dava Samuele prima, che bisogna fare un ragionamento nel complesso dell'urbanistica del territorio. Tuttavia, così adesso un po' alla cieca, quello che viene in mente è un'area fortemente collegata al turismo, un'area non densa di edifici, ma anzi molto estensiva di verde, dedicata al gioco, un'area ludico, ricreativo, sportiva, che possa integrare quelle carenze che l'armatura di servizi turistici della zona abbia. Questo consentirebbe, se proprio fossimo costretti stasera a dargli una destinazione, anche una rapida conversione nel tempo, no? Quando non si mettono strutture importanti e costosissime, ma cose flessibili come avviene in altre parti del mondo, si mette una destinazione d'uso di parco ricreativo e poi si vede anche lo sviluppo del turismo nel tempo, che cambia per esigenze e per richieste. Allora, Massimo Seri ha tirato in ballo l'area dell'ex Legacy World, anche lui rivolgiamo appunto questa domanda: come immagini tra qualche anno l'area che adesso vediamo invece in questo stato di abbandono? Beh, avevo anticipato già nel richiamarla un'idea, cioè quella che comunque debba essere a servizio dell'attività turistica, ma io dico anche al servizio del territorio che vive questa realtà. Non mi dispiace anche l'idea che richiamava Stefano adesso, che possa essere qualcosa che richiami il tempo libero, che chiami quei servizi che non ci sono. Però io dico anche che un sindaco non deve avere tutte le idee di cosa fare. Il sindaco deve essere anche un regista, uno che coordina. Per esempio, io recupererei un nuovo modo di ripensare anche come valorizzare certi territori. Ho avuto modo di dirlo anche prima in un incontro che abbiamo avuto alle 18. Io riutilizzerei i concorsi di idee. Cominciamo a chiedere anche idee nuove che possono valorizzare questo territorio, ovviamente in un contesto più ampio, perché qualsiasi cosa che facciamo deve avere un senso. Una critica che noi abbiamo mosso a questa amministrazione in questi 10 anni è mancata una visione di città. Ecco, noi vogliamo partire da quello, vogliamo avere la nostra visione di città. Avere una visione significa ogni cosa che noi andiamo a fare ha un senso, è collegata, ogni azione è collegata con l'altra. Ecco, però questo sarebbe un bel modo anche di partecipazione, di dare sfogo alle idee, ai talenti anche che noi abbiamo nel nostro territorio, perché no, a idee di giovani, di giovani progettisti, per cui io adotterei questo criterio, ovviamente dando un'indicazione che è ovviamente quella turistica, perché la vocazione di questo territorio è quella turistica. Allora, grazie mille anche per la risposta su quest'area. Se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, basta alzare la mano, non ci sono problemi, poi aspettiamo anche qualche domanda da casa. Allora, il dibattito sull'area dell'ex Fantasy World ha aperto inevitabilmente la piaga, perché questo non è più un argomento, è la piaga del dragaggio del porto. Il dragaggio del porto ti richiama ai rapporti con la Regione Marche, perché è di questi giorni la probabile chiusura della centralina di Via Montegrappa per il rilevamento delle polveri sottili, che era un punto di riferimento a livello provinciale, e di questi mesi e anche di questi giorni soprattutto, poi tra l'altro domani se ne parlerà ancora di più per delle conferenze stampa importanti, la questione del biogas, ovviamente il dragaggio l'abbiamo ricordato, tanto altro ancora. Di certo c'è un grandissimo lamentarsi da parte degli attuali amministratori di quello che è il rapporto tra il Comune di Fano e la Regione Marche. La domanda che io voglio fare ai nostri, anzi prima una premessa, una raccomandazione più che altro: non tocchiamo magari questi macro temi, altrimenti poi si diventa anche troppo dispersivi sia per voi stessi che per il pubblico. La domanda precisa che io vi voglio fare è: un eventuale sindaco di centrosinistra potrebbe riallacciare i rapporti con la Regione e di conseguenza dare qualcosa di più a Fano, perché gli attuali amministratori se la prendono spesso, no? Con questo discorso, non, la Regione ce l'ha con noi anche se siamo la terza città delle Marche, perché abbiamo un colore politico diverso e quant'altro. Quindi io vi chiedo: è soltanto colpa del diverso colore politico e c'è un effettivo accanimento della Regione nei confronti di Fano e dei fanesi,
e vi chiedo fino a che punto un sindaco di centrosinistra possa poter riallacciare i rapporti e di conseguenza migliorare la situazione di tanti punti dolenti di Fano. Ricominciamo il giro iniziale, torniamo da Massimo. Sì, uno dei problemi di questa città è stato proprio quello, vivere un certo isolazionismo. Qui ci ricordiamo, ci richiamiamo sempre, il sindaco lo ricorda spesso, siamo la terza città delle Marche, che vuol dire? Sì, è vero, abbiamo più di 60.000 abitanti, siamo numericamente la terza città delle Marche, ma essere terza città delle Marche significa avere una certa autorevolezza, significa svolgere dei ruoli che vanno al di là anche dei propri confini, significa dialogare, significa diventare punto di riferimento. Quello che è mancato proprio un rapporto anche con altre istituzioni. Un buon sindaco, al di là di gridare al nemico, al lupo, deve cercare di tessere rapporti, e io non credo al fatto che ci siano appartenenze diverse in un'amministrazione e si facciano i dispetti. Non è mai producente, anzi, chi amministra, chi svolge, chi ha delle responsabilità cerca sempre di fare delle buone cose e poi rivendicarne il merito. Io penso che ci sia stata anche una difficoltà di dialogo perché qualcuno non abbia avuto voglia di dialogare. Poi c'è anche un altro elemento, dobbiamo dire la verità fino in fondo, forse dobbiamo essere anche più attenti quando scegliamo i nostri rappresentanti in enti superiori, perché molti, adesso non voglio fare nomi e cognomi, però diciamo la verità fino in fondo, troppi, non dico tutti, ma molti di quelli che ci rappresentano in enti superiori non fanno fino in fondo il loro dovere. Diciamocelo, bisogna avere anche il coraggio di fare autocritica, perché anche su questo si fa la differenza. Io dico sempre, se vogliamo cambiare le cose, dobbiamo cambiare metodo e cominciare a dire quando si sbaglia, avere anche l'umiltà di riconoscere le cose. Uno dei primi problemi è proprio questo, non si è mai avuta la capacità di fare squadra, a prescindere dalle appartenenze politiche, perché quando c'è un tema, un problema che riguarda la città, a prescindere dalle appartenenze bisogna fare squadra e rivolgersi a coloro che hanno delle responsabilità. Allora la prima cosa da fare è quella di programmare, aprire un tavolo di concertazione, a cominciare con la regione, perché qui abbiamo dei problemi strutturali, porto, difesa della costa, fiumi, dove i problemi non li può risolvere l'amministrazione comunale, li può risolvere se concerta le azioni con altri enti. E allora ecco, la cosa che deve fare un sindaco che saggio e lungimirante, cerca di aprire il dialogo prima dello scontro. Lo scontro deve essere sempre l'ultima ipotesi, l'ultima arma che uno ha a disposizione, e cercare di programmare una serie di interventi dicendo che ci sono delle emergenze, delle priorità a livello regionale, a cominciare dal porto. Allora qui poi c'è un altro problema, che è quello della, come dicevo prima, della programmazione della manutenzione costante, perché troppo spesso tralasciamo la manutenzione e poi siamo a rincorrere le emergenze e andiamo a spendere il doppio delle risorse che avremmo speso se avessimo fatto l'ordinaria manutenzione. Porto, per esempio, adesso non voglio entrare nel merito. Però ci ritroviamo a dover gestire tutta la questione dei fanghi perché per troppi anni non si è fatto il dragaggio. E adesso per fare un intervento serio bisognerebbe togliere più di 120.000 tonnellate di fanghi che non possono essere riportati in mare perché hanno una certa tossicità, devono essere stoccati, quindi significa trovare uno spazio dove depositarli e significa anche un investimento importante. Se questa cosa fosse stata programmata negli anni, costantemente, con poche risorse annuali si faceva l'intervento e questi fanghi, che erano, che in realtà è sabbia, se non rimane per troppi anni depositata, può essere portata in mare. Lo stesso dicasi per la difesa della costa, noi abbiamo un problema, siamo città balneare, abbiamo le spiagge, mi viene in mente Viale Ruggeri, mi viene in mente le spiagge che si erodono anche qui nella parte verso Ponte Sasso e Marotta. Allora anche su questo bisogna avere la capacità di sedersi con la regione e dire, io che capisco, le problematiche non sono solo qua, l'emergenza ce l'ha San Benedetto, perché la costa viene erosa un po' da tutte le parti e ogni volta che noi ci rimettiamo alle mani, da una parte difendiamo, da una parte aggrediamo, no? Perché l'acqua non si restringe, se la respingiamo da una parte mangia da un'altra. Però su questo bisogna avere la forza e bisogna fare squadra per fare una programmazione e prevedere con chiarezza con la regione, fare, decidere, mettere delle risorse a destinazione per fare questi interventi programmati, e poi ovviamente vanno accompagnate anche con risorse proprie e quindi devono diventare priorità. Però quello che è mancato un dialogo, la voglia di dialogare, perché molte volte è più facile
richiamare la polemica, dà maggiore visibilità, magari si dà la sensazione ai cittadini di aver difeso un problema, ma in realtà non si è cercato di risolverlo veramente. E cominciamo a essere più severi anche con chi ci rappresenta, a richiamarli al loro dovere. Allora, andiamo da Stefano Marchegiani, la domanda è la stessa, si litiga sempre in due di solito, no? Quindi c'è la possibilità di porre rimedio a tutto questo? Sì, io penso che in politica i rapporti devono essere politici. Poi contano le persone, il prestigio personale, la determinazione, la cocciutaggine, e questo ovviamente fa la differenza. Poi bisogna stabilire un rapporto di stima anche tra parti opposte, no? Io credo che il rapporto con la Regione Marche sia un rapporto difficile per Fano, non solo di una maggioranza di governo ma anche di un'opposizione di governo. Io sono intervenuto su alcuni di questi temi, non mi sono trovato col mio partito d'accordo alcune decisioni prese dall'amministrazione regionale, pur essendoci il nostro partito dentro, ma questo è un dovere di un partito che milita a Fano e soprattutto sarà un dovere di un primo cittadino che deve difendere i legittimi interessi della sua comunità quando alcune cose non funzionano. Quindi qua c'è qualcosa di più che si è stabilito nei confronti di questa città, una mancanza di rapporto e un'autosufficienza dell'organo che decide anche sulla testa di interi territori che sono scavalcati. Io non sono d'accordo su questo, e con me il mio partito. Apriamo un'avvertenza da tempo su alcune tematiche, lo fa anche il sindaco, ma lo facciamo anche noi. Noi lo facciamo dalla parte di una ristrutturazione del rapporto con la Regione. Ci sono diversi elementi, una comunità deve eleggere i propri rappresentanti in regione, se non ce la fa è un problema, perché il mercato della politica è un mercato di finanziamenti, di volontà, di tensioni, e quindi ognuno fa la sua parte, però i cittadini quando vanno a votare bisognerebbe che eleggessero i rappresentanti del territorio, perché la rappresentanza territoriale conta, e ovviamente anche su questo i partiti hanno delle responsabilità, non c'è dubbio, ma noi vogliamo ripartire anche da questo punto per rifondare un rapporto che sarà sempre più importante con la chiusura delle province. I partiti che dovranno tornare a essere, insomma, le liste, le libere associazioni di cittadini, dovranno avere un grande ruolo di partecipazione in mancanza del soggetto provincia che faceva da coordinamento, e poi l'interlocutore sarà il comune e la regione. Adesso la provincia non è che scompare del tutto, però sostanzialmente si salta un passaggio, quindi ancora più importante il governo regionale sarà, e sarà ancora molto determinante la capacità dell'amministrazione di esserci, di contare, di far valere le sue ragioni. Allora, prima di sentire anche Samuele Mascarin su questo, vorrei chiedere, intanto lancio quasi una comunicazione di servizio, se c'è qualcuno dell'organizzazione che magari vuole far rifiatare i nostri ospiti un minuto spiegando poi tutto il funzionamento delle votazioni di domenica, quindi magari vi diamo anche delle info su questo in maniera che tutti quanti rifiatiamo un attimo. Torniamo a parlare dei rapporti regione-comune e tutto ciò che ne consegue con un veloce intervento di Samuele Mascarin, poi abbiamo tanto altro da dire. Dimostrazione concreta della collaborazione tra candidati. Aggiungo veramente poco a quello che è stato detto, se non osservando e facendo in qualche modo un appunto che però non vuole essere polemico. Massimo diceva che bisogna cambiare metodo, no? Nei rapporti che intercorrono tra l'amministrazione comunale di Fano e l'amministrazione regionale. Io aggiungo anche che bisogna cambiare personale politico. In un caso e nell'altro, perché la cifra che descrive buona parte dei soggetti protagonisti delle vicende che hanno segnato i rapporti tra Fano e la Regione negli ultimi anni è mediocrità. Perché Stefano faceva un'osservazione corretta, per riuscire a far valere i diritti, il ruolo, la funzione della terza città delle Marche, un'espressione che noi usiamo spesso, dentro un contesto politico che è regionale, serve avere una rappresentanza. Giusto, però io faccio osservare che in questo momento la nostra città esprime 4 consiglieri regionali. Non ha mai avuto una rappresentanza così forte in regione e contemporaneamente non ha mai contato così poco. Questo vuol dire che la rappresentanza è importante, ma la differenza la fa la qualità
del personale politico che ha la responsabilità di come dire, rappresentare le ragioni e i diritti in alcuni casi di una comunità. È il nostro problema in questi anni che noi abbiamo avuto dei rappresentanti mediocri che non sono riusciti a fare gli interessi di questa città e di questa comunità in regione e anche qui in comune, perché Alessandro citava incidentalmente il porto, vicenda emblematica, ma io dico anche che guardando un po' indietro nel tempo io mi ricordo che ci sono state amministrazioni che sono riuscite ad avere dalla regione, dallo Stato, a seconda dei casi, le risorse per riaprire il Teatro della Fortuna, per farlo il porto di Fano. Oggi noi abbiamo un'amministrazione che non è in grado di ricevere dallo Stato un euro, dalla regione un euro e aggiungo dall'Europa un euro. Noi abbiamo comuni vicini nostri che nel comparto dell'economia, del turismo, della cultura sono stati in grado in questi anni in maniera virtuosa di accedere ai finanziamenti europei. Noi abbiamo un comune che in 10 anni non è riuscito ad avere un euro dall'Europa. Questo per dire cosa? Che c'è un problema con la regione, ma c'è un problema di rappresentanza e di ruolo, di protagonismo di questa città nei confronti anche di altri soggetti istituzionali, che siano lo Stato, che siano la comunità europea. Perché? Perché evidentemente chi rappresenta e chi guida questa città in questi anni non è stato in grado di interpretarlo, questo protagonismo, e di farlo vivere. E allora il problema, prima ancora che la rappresentanza intesa come forza, come rapporti di forza numerici nei vari contesti, deve essere anche rappresentanza qualitativamente valida, e questo purtroppo è drammaticamente mancato nella nostra città e chiama in causa probabilmente un problema delle classi dirigenti politiche, aggiungo non solo politiche ma spesso anche imprenditoriali della nostra città. Ok, c'è qualcuno che mi parla delle primarie di domenica, mi dà tutti i dettagli, anche soprattutto per gli amici che ci seguono in web tv? Perché io magari potrei omettere qualcosa, oppure andiamo avanti col prossimo argomento, forse c'è Teodosio. No, nessuna domanda, però se, prego. Se si perde il referendum a Marotta, fa infatti sarebbe stata la prossima domanda dopo le info sulle primarie sarebbe stata Marotta Unita e il referendum, perché è chiaro che non si può non parlare di questo visto che siamo qua. Teodosio, ci vuoi dire due parole sulle primarie? Ci vuoi ricordare tu come... No, più che altro per gli amici che ci seguono da casa, così almeno diamo tutte le info, facciamo rifiatare i nostri ospiti. Ti lascio la mia postazione, guarda. Ok, 2 minuti, torniamo con Marotta Unita, intanto vi diamo tutte le info per votare domenica, mi sembra corretto anche per chi ci segue da casa. Sì. Va bene, fuori programma. Allora, domenica prossima si vota dalle 8 alle 20. Nel territorio qua dove siamo oggi i seggi sono, diciamo, quelli più vicini sono a Metauriglia, in piazza Alpucci, all'ex sala dei quartieri, mentre per quanto riguarda ancora più sud c'è il seggio in via Ferrari della ex sede della 6ª circoscrizione. Ce l'ho qua, sì. Comunque penso di aver detto giusto, sì. Ok. Allora ci si deve presentare al seggio con un documento di identità e con la scheda elettorale, la tessera elettorale, al fine di verificare, insomma, la corrispondenza diciamo, del seggio diciamo competente. C'è un contributo da pagare di 1 euro per le spese di organizzazione e nient'altro. All'atto del voto si verrà registrati in un registro soprattutto per svolgere, insomma, sia per evitare doppi voti ma anche per avere il consenso alla privacy come ci impone diciamo la legge. Verrà rilasciato un tagliandino per il contributo che viene dato, che servirà anche per tornare a votare per l'eventuale ballottaggio, cioè se al primo turno nessuno dei 3 candidati raggiungerà il 50+1 e quindi verrà eletto al primo turno, ci sarà la domenica successiva, cioè il 9 di febbraio, il turno del ballottaggio, e potranno votare solo coloro che hanno votato al primo turno e quindi che si presenteranno con il talloncino, diciamo, del contributo versato. Queste semplicemente sono queste le regole, non c'è nient'altro, insomma, da aggiungere, molto semplice.
se non l'appello a venire a votare, a far venire a votare e quindi sfruttare questa grande opportunità di partecipazione per scegliere, insomma, il candidato a sindaco dalla nostra coalizione di centrosinistra. Io penso va bene. Benissimo. C'è una domanda? Due domande da casa? Sì, sì. Allora, ci sono due domande da casa, mentre che le raccogliamo, andiamo. Vincenzina, vi fa una domanda? Ah no, lì, ok. Allora, abbiamo questa cosa di Marotta Unita che è fondamentale, poi abbiamo delle domande da casa. Sì. Allora, intanto, nel mentre che le butto giù, andiamo con il giro Marchegiani Mascarin Seri, andiamo a parlare molto velocemente di Marotta Unita. Fano, quarta città delle Marche. Si immagina, ti immagini sindaco senza Marotta e di qua e via dicendo, però mi sembra un argomento che è assolutamente doveroso trattare. Ma io penso che questo territorio non sia un territorio trascurabile, ma che è stato trascurato, e quindi ci troviamo oggi di fronte a un problema anomalo che viene risolto con una metodologia anomala. Quando molti comuni si consorziano, qui vediamo, assistiamo alla possibilità di un distacco. Io chiaramente, volendo bene a Fano e a tutto il suo territorio, sono rammaricato di questa possibilità, però mi rendo anche conto del disagio che questi territori hanno subito. Mi pare che sia arrivato il momento per cui, dopo tante polemiche, i cittadini scelgano. Poi io posso avere dei dubbi sulle modalità, eccetera, però mi pare che sia una situazione ormai abbastanza completata nella riflessione locale, quindi la parola debba andare oggettivamente ai cittadini. Poi io avrei preferito una gestione in questi 10 anni di queste situazioni del tutto diversa, che non arrivasse a un'esasperazione di questa modalità che si è scelta, anche perché sono convinto che gli amici di Mondolfo, ereditando eventualmente questo territorio, non credo possano sopperire alle mancanze e alle lacune che questi hanno sofferto. Mi pare cioè una scorciatoia più esasperata che risolutiva. Tuttavia io ho grande rispetto del processo sofferto che hanno avuto queste popolazioni. Arriviamo noi adesso ovviamente in una campagna elettorale che deve esprimere un candidato per il governo di una futura città. Mi piacerebbe avere la possibilità di governare questo processo senza il distacco, perché io ho vissuto sempre Fano nei suoi confini storici, che non sono in qualche modo blindati. Qui il territorio, voglio dire, si fonde l'uno con l'altro, però disservizi ci sono stati nella mancanza di concertazione, intere strade territoriali che poi non trovano un punto di convergenza nei due tracciati, quindi responsabilità, voglio dire, anche a livello di programmazione e di sviluppo, forti nella mancanza di coordinamento. E questo è un altro punto critico della politica, e poi giustamente i cittadini arrivano a delle considerazioni che scavalcano la politica, e questo è un fallimento della politica stessa. Ma trovo anch'io abbastanza anomalo che in una fase in cui non solo le riforme istituzionali, ma la crisi e il buonsenso vedono attivarsi tutta una serie di processi per riunire comuni, per ricondurre le comunità a dimensioni di partecipazione, ma anche di rappresentanza istituzionale più ampie, più coese, ci si interroghi su come separare una parte del territorio di un comune per aggregarla al territorio di un altro comune. Mi sembra in questo senso effettivamente di rintracciare un'anomalia abbastanza curiosa per certi aspetti, anche per come dire, il dibattito istituzionale, se così possiamo dire, ancora una volta stiamo parlando della dimensione regionale, si è attivato e si è articolato in particolare negli ultimi anni. Detto questo, ovviamente massimo rispetto per quello che è comunque un percorso che porterà a breve a una consultazione referendaria, e devo essere onesto, non sono neppure per drammatizzare o demonizzare quel passaggio, perché comunque è espressione
di una richiesta, di un'aspettativa, non so se maggioritaria o meno, comunque di una fetta significativa della popolazione di questo territorio, che credo che a torto o ragione vada comunque rispettata e accettata dentro il dibattito politico, sapendo che è un passaggio di carattere consultivo con il quale poi la politica tutta dovrà fare i conti successivamente. Faccio un inciso però rapidissimo. Questa aspettativa, questa ansia vive da tempo nel territorio di Marotta. Non mi sorprende, mi spiace dirlo, che in questi 10 anni la questione si sia esasperata e ancora una volta, come tante altre vicende, alcune delle quali le abbiamo anche affrontate seppur velocemente prima, non è stata politicamente governata. Nel senso che qui non c'è solo un problema di non investimento, di scarsa attenzione per un territorio, per delle comunità, ma c'è stata proprio l'incapacità di gestire politicamente dei processi che sono di partecipazione, di democrazia, di consenso, di interlocuzione. Perché quando una comunità non ha più interlocutori con cui parlare, li cerca da un'altra parte, e a torto o ragione trovo comprensibile questa reazione. E credo che questa sia, comunque vada, un'ulteriore sconfitta, uno dei lasciti pesanti che ci lascerà questa amministrazione quando a maggio, spero, insomma, cambieremo amministrazione. Okay, chiudiamo con Massimo Seri per quel che riguarda il discorso Marotta-Unita, poi abbiamo una domanda a testa che ci sono arrivate da fuori. Sì. Allora, il primo elemento che voglio sottolineare, che è stato già ripreso, nei decenni, è mancata una politica, una capacità della politica di uscire dai propri confini. Quindi quello che è mancato, e deve essere una sfida che raccogliamo anche noi pensando al futuro, dobbiamo sempre più avere la capacità di coordinare le scelte anche con i territori confinanti. E Marotta ne è una testimonianza. Troppo spesso sono state prese decisioni diverse, non concordate, specialmente nella pianificazione, in determinati interventi, tra il comune di Mondolfo e il comune di Marotta e di Fano. E Stefano ha evidenziato anche casi specifici di strade che non si incontrano. Quindi dobbiamo porci il problema: quando si pone una questione, perché la si pone? Probabilmente dei deficit ci sono, è mancata questa capacità di unire le politiche di quel territorio. Però c'è un altro problema, bisogna avere il coraggio di dirlo. Questo territorio va considerato un tutt'uno e non è che si risolve il problema spostando di 500 metri, di un chilometro il confine, che si risolve il problema di un'area. Perché io penso che tutto il litorale vada considerato un tutt'uno, e le politiche vanno pensate insieme. Quindi spostare di un chilometro il confine significa spostare solo di un po' il problema. Allora avrei fatto ragionamento inverso. L'avrei unito tutto su un unico comune, tutto il litorale, specialmente ci siamo detti è una realtà turistica, l'andiamo a dividere ulteriormente, per cui è un enorme errore arrivare a dividere, a spostare il confine verso Marotta, anche perché negli anni ci sono state scelte di servizi, di interventi, e questo non risolve il problema. E abbiamo già visto, quando si sono fatte scelte di questo tipo non hanno premiato. Io pensavo che dopo l'esperienza del Montefeltro ci saremmo ravveduti, invece abbiamo proseguito su queste strade, e queste sono sconfitte della politica. Ovviamente c'è un referendum, dobbiamo rispettare quella che sarà la volontà dei cittadini, ma secondo me si è fatto poco per cercare di capire come risolvere il problema. In ogni caso io avrei fatto il discorso inverso, avrei unito l'altra parte sotto Fano. Noi, in un momento in cui, lo diceva bene Samuele, c'è un problema di riorganizzare i territori, e qui ancora una volta devo dirlo, la politica ha perso una grande occasione, quella di riorganizzare lo Stato nel suo insieme. Si fanno interventi a spot, mezzi interventi non si risolvono i problemi. Io vengo dall'esperienza della provincia, ma qui la vera riforma andava fatta ripensando tutta l'organizzazione, a cominciare da quella centrale, da quella che deve essere l'organizzazione decentrata dei nostri ministeri, dai ruoli delle regioni, dal ruolo delle province e dai ruoli dei comuni, che io appartengo a quella categoria che pensa che ci debbano essere meno comuni e più città, alla luce anche di ottimizzare e razionalizzare la spesa e rendere più efficienti i servizi. Quindi
il referendum di Marotta è una sconfitta della politica e una incapacità di amministrare, di fare scelte condivise che hanno portato ad un malessere concreto e reale dei cittadini. Ok, doveroso questo passaggio su Marotta Unita, adesso andiamo avanti spediti, una domanda a testa anche differenti perché altrimenti trattare tanti temi con tre risposte sulla stessa domanda poi diventa anche un po' lungo visto che il tempo stringe, anche se ho perso completamente la cognizione dell'ora. Allora, andiamo con le domande che ci stanno arrivando, vi ricordo che si può scrivere in diretta via Twitter a Vivere Fano e alcuni spettatori, ascoltatori, comunque sì, alcuni frequentatori di Twitter hanno scritto. Iniziamo in questo caso, il giro è Mascarin Seri Marchegiani, parliamo ancora di cultura, rivolgo a Samuele Mascarin questa domanda: quali progetti avete in campo per valorizzare e promuovere il nostro patrimonio al di là degli eventi? Quindi il discorso che abbiamo fatto prima, questo enorme patrimonio artistico, quindi in quale altro modo si può valorizzare al di là degli eventi di cui prima abbiamo parlato appunto. Ma per l'appunto credo che una risposta in realtà già l'abbiamo data implicitamente un po' tutti. C'è la necessità, si diceva prima, di una programmazione. Una programmazione presuppone che c'è una visione, che c'è una strategia, cioè che c'è una capacità di leggere quelle che sono le potenzialità, in questo caso, del mondo della cultura in una logica di sistema. La nostra è una città in cui molto spesso ci si richiude nell'evento e il più delle volte peraltro anche eventi che non sono competitivi, né dal punto di vista dello spessore, né dal punto di vista anche della capacità di penetrazione su un mercato che non sia strettamente locale. In questo caso allora quello che serve è la capacità di poter progettare non di mese in mese, ma nell'arco di un mandato, cioè di 5 anni, quello che deve essere il ruolo di una città e non solo di un tema nel panorama regionale e nazionale declinato nel mondo della cultura. Cosa voglio dire concretamente? Innanzitutto che ci deve essere un soggetto che ha la competenza di programmare, perché in questi anni abbiamo fatto un po' di difficoltà a capire chi e cosa programmava la cultura in questa città. L'ultimo passaggio che ricordo è un presidente di una fondazione teatro che è andato a fare il presidente di una squadra di calcio. Questi sono, diciamo, un po' i passaggi topici che il mondo della cultura cittadino ha conosciuto negli ultimi anni. Per il resto non credo che gli annali riporteranno molto di più, per la verità. Serve quindi una capacità strategica di programmazione, serve anche investire delle risorse e soprattutto, mi permetto di dire, serve anche un cambio di mentalità, nella quale la cultura non venga più percepita come un prodotto di lusso per pochi, ma come un elemento che garantisce la qualità della vita di una comunità a tutti i livelli. Mi permetto di fare un esempio. Noi abbiamo, grazie all'investimento di un privato, un grande spazio di cultura e di socialità che è la Mediateca Montanari, che è una struttura che ha quasi 5.000 utenze ogni mese, è sostanzialmente la piazza coperta della nostra città. Bene, il Comune di Fano, a fronte di questa capacità di aggregazione, di declinare la cultura come uno strumento di cittadinanza, a fronte di un investimento del privato così importante, il nostro è un comune che ogni anno investe per l'acquisto di giornali, riviste, libri, 5.000 utenze al mese, 1.500 euro. Ecco, questo è l'investimento sulla cultura che si fa a Fano. Credo che una programmazione seria debba anche richiedere una rivisitazione di quelli che sono gli investimenti, avendo anche la percezione che la cultura, se usata, declinata in maniera intelligente, può essere anche la leva di una ripresa economica in alcuni settori e di una sana e buona occupazione. Prima si parlava di turismo e del binomio con la cultura. Caspita, se una città come la nostra non investe nella cultura in maniera intelligente e non ne fa un elemento, come dire, dinamico anche del mondo economico, chi lo deve fare? Allora.
Allora, seconda domanda che ci arriva da casa e la rivolgiamo a Massimo Seri, non soltanto per il giro che cerchiamo di rispettare ad ogni domanda, ma anche perché comunque sia siamo sul pezzo, come si suol dire. Tutti sapete che in questo momento Massimo Seri ha una delega ben specifica in provincia proprio per quel che riguarda la formazione e il lavoro. Tanti giovani disoccupati e laureati, come intendete procedere per risolvere questa emergenza? È chiaro che è un domandone, non potevamo non toccare la crisi, soprattutto lavorativa e occupazionale. In questo caso è un domandone, però siamo sul pezzo, no? Appunto perché quotidianamente in provincia sei al corrente di quanto stiano precipitando i dati, di quanto siano allarmanti. Beh, questo è un tema serio che chi vuole amministrare una città non può fare proprio, non può affrontare, sapendo che un'amministrazione comunale non ha le leve per risolvere queste tematiche che rientrano in un sistema più ampio e più complesso. Però parto dall'idea che si possono fare delle scelte che possono aiutare a creare opportunità. La prima sfida, secondo me, per i nostri giovani, che non dimentichiamo, stanno le cifre di disoccupazione giovanile sta viaggiando a due cifre e sta crescendo di anno in anno. Questo ovviamente ha anche degli effetti psicologici importanti, perché non dobbiamo dimenticare che c'è un altro fenomeno che sta crescendo, che è quello di perdita di speranza, che vengono chiamati quei ragazzi NEET, che sono fuori dal percorso scolastico, dal percorso formativo, non sono alla ricerca del lavoro e si richiudono in se stessi, creando un po' anche una piaga sociale e un problema sociale. Quindi chi ha il dovere, chi vuole rappresentare un'istituzione deve porsi questo il problema. Come dicevo, la prima sfida è quella di creare delle opportunità per i nostri giovani. Come fare? Intanto cercando di capire quelle che sono le vocazioni del territorio, quelle che sono le potenziali del territorio, capire quelle che sono, possono essere le opportunità, come cambia la società, come cambia il mercato del lavoro, quali sono le nuove competenze che nascono, perché è vero, si stanno perdendo migliaia di posti di lavoro, spariscono determinate competenze, determinati tipi di lavoro, ma ne nascono altrettanti, perché quando c'è crisi non c'è stagnazione, ci sono opportunità. Però vanno colte, vanno capite, bisogna cogliere quelli che sono i cambiamenti, perché cambiano i costumi, cambiano i consumi, cambiano i comportamenti e di conseguenza cambiano le esigenze, e su questo si vedono che cambiano anche le opportunità di lavoro. Per esempio avevamo riscontrato al secondo anno di crisi che stavano crescendo le aziende che prestavano servizi ad altre aziende. Perché? Perché con la crisi sono dovute rimettere in discussione. Quindi avevano esigenze nuove e cercavano servizi che li aiutavano in quel versante. Quindi la prima sfida è quella di dare competenze che possono essere utili a cogliere le nuove opportunità. Per esempio io sono di quelli che guarda sempre con interesse all'Europa, perché io dico l'Europa ci dà due indicazioni. Ci dice cosa succederà domani e là troviamo anche le risorse aggiuntive. Perché dico cosa succederà domani? Perché sappiamo che l'Europa traccia anche le linee politiche. Se l'Europa, come voi sapete, decide attraverso le risoluzioni, poi ci sono 4-5 anni che è il periodo medio per gli Stati membri per adeguarsi e fare proprie queste, che diventano poi leggi adottate al proprio interno. E su questo ci sono le linee importanti. Faccio un esempio, perché con gli esempi ci si aiuta a farsi comprendere meglio. Se c'è una direttiva che richiede una qualifica nuova in temi ambientali sulla green economy, significa che dopo 4-5 anni il mercato chiederà quella competenza, chiederà quella professionalità, e allora noi dovremmo attrezzarci per preparare quei giovani, quindi creare dei percorsi formativi che al termine avranno l'opportunità di potersi inserire. Ma questo è un tema che non riguarda le competenze specifiche di un'amministrazione comunale. Cosa può fare un'amministrazione comunale? Cercare di creare quei luoghi, quegli spazi che possono dare opportunità ai giovani, favorire per esempio queste esperienze di co-working, dove si mettono intelligenze, esperienze assieme, si ritrovano e nascono anche idee innovative, nascono start-up che vanno a creare anche nuove opportunità di lavoro. Dove si è avuta questa intelligenza, dove si sono create le condizioni, sono arrivati dei risultati. Penso che un'amministrazione debba cercare di, anche nella pianificazione, nella programmazione, pensare a degli spazi che possono favorire interventi su alcuni settori emergenti, uno su tutti, tutto il tema del digitale. Qui c'è una potenzialità in espansione straordinaria,
però bisogna coglierle, quindi fare in modo che se ci sono delle eccellenze, fare in modo che possano attrarre investimenti, possano favorire la crescita di questi soggetti. Mi viene in mente adesso un'esperienza che sta partendo nella vicina Pesaro proprio sul digitale, si sta ragionando sul distretto digitale partendo dalle da alcune eccellenze che ci sono, che hanno interesse a potenziare, attrarre anche altri investitori, e c'è tutto un settore che è in via di espansione. Quindi poi ci sono delle scelte che possono aiutare nuove opportunità. C'è tutto il tema della green economy, c'è tutto il tema delle ristrutturazioni, delle riqualificazioni urbane. Significa anche qui rimettere in circolo in termini economici occasioni, ma significa mettere in circolo anche nuove competenze e nuove opportunità di lavoro che possono essere rivolte ai nostri giovani. Ovviamente deve esserci anche concertazione tra più enti, perché queste cose vanno fatte assieme, non soltanto alle amministrazioni comunali, assieme alle amministrazioni provinciali, assieme alle amministrazioni, alle regioni che hanno competenze specifiche su questo. Comunque cercando di partire da quelle che sono le eccellenze e le vocazioni di un territorio, creando le condizioni e cercando di aiutare i nostri giovani. Samuele prima diceva, oggi un ragazzo, sempre più spesso lo si sente, ma noi lo vediamo anche nei nostri centri dell'impiego, se cerchi lavoro devi fuggire all'estero, no? L'hai ripetuto in più occasioni. Ecco, io dico, questa è una sconfitta, noi dobbiamo evitare che i ragazzi fuggano all'estero. Io la penso come Piano, che dice i ragazzi debbono partire, ma non per fuggire, per fare esperienze, per poi tornare e portare queste esperienze nel nostro territorio, che significa portare ricchezza e occasioni ulteriori. Però ecco, creiamo queste occasioni per far fare l'esperienza ai nostri giovani, e qui diventa importante anche tutto il tema delle opportunità che l'Europa mette a disposizione. Ecco, non so chi lo diceva, ma anche questa è una prima sfida da fare, lo dicono tutti, creare un ufficio Europa, creare opportunità, cogliere quelle opportunità che gli strumenti europei creano, mettono a disposizione dei nostri giovani, dei nostri enti, però vanno strutturati, perché ecco, un'altra cosa che riscontro è che tutti si riempiono opportunità europee, ma pochi sanno cosa significa realmente. Bisogna strutturarsi, per farlo bisogna creare professionalità, e per esempio, questa la dimostra lunga sulla lungimiranza, l'unica professionalità che era presente 5 anni fa nel nostro comune è stata trasferita a un'altra competenza, quindi abbiamo svuotato completamente questa professionalità, con il risultato che non abbiamo colto una sola occasione di partecipazione ad un bando o di progetti che potessero intercettare risorse aggiuntive che possono poi creare anche opportunità, a cominciare dagli scambi per i nostri giovani. Questo per quel che riguarda i giovani, diciamo che non c'è soltanto la disoccupazione giovanile, anche se sta prendendo purtroppo sempre più piede, non c'è soltanto la bolla speculativa, il vuoto lasciato da quello che è stato, di quella che è stata un po' la struttura economica particolare di Fanno, con questo discorso della nautica che ha avuto un vero e proprio alto-basso vertiginoso, c'è anche un qualcosa che forse qualche anno fa era totalmente impronosticabile, ossia, lo abbiamo sfiorato ad inizio serata, il fatto che molte attività anche storiche stanno chiudendo, parliamo del centro storico di Fano e non soltanto, e parliamo anche, tra l'altro poi c'è Stefano Fiorelli che è presidente di Confesercenti, che suppongo che ogni giorno sia a contatto con questo fenomeno purtroppo sempre crescente. Ecco, se magari al top del periodo del boom della nautica uno magari poteva dire speriamo che non arrivi la crisi, altrimenti una picchiata potrebbe arrivare, se la disoccupazione giovanile poteva essere magari messa in preventivo vedendo l'aria che tirava negli ultimi anni, ecco, questo fenomeno, e non è soltanto colpa della variante dell'ex zuccherificio, non era poco, era poco prevedibile anni fa. Fano, come si può risolvere questo? Beh, dunque, intanto questa amministrazione aveva il dovere di prevedere quello che sarebbe accaduto almeno dal 2008, no? Siccome le varianti che hanno portato fino a meno di un mese fa in Consiglio Comunale insistono su questa direzione assolutamente fallimentare, si potrebbe dire che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, perché ormai mi pare che tutti ci siamo resi conto che la crisi è strutturale, che non è più una crisi ma una recessione profondissima a livello economico, che a maggior ragione in periodi come questi bisogna studiare
comprendere come vanno i mercati e mettere in campo strumenti amministrativi che attutiscano il colpo. Fano in particolare ha avuto un durissimo colpo rispetto alle altre città della provincia con l'entrata in crisi del settore dell'edilizia, della meccanica e della cantieristica. Quindi erano dati che insomma da un certo momento in poi non si potevano trascurare, bisognava minimamente, senza essere Nostradamus, ricorrere ai ripari. Questo non è stato fatto. Quindi ci troviamo in quello che tu dicevi, una situazione drammatica, perché la disoccupazione è quella che si raccontava prima, è una città in forte sofferenza. Allora, per esempio, è vero che lo zuccherificio non è un problema, non è l'unico problema, ma sappiamo bene che le aspettative economiche degli imprenditori si misurano anche sulle prospettive che un'amministrazione mette in campo. Se io metto in campo un momento di recessione economica per cui i negozi cercano di resistere, quelli storici, 7.500 metri quadri di nuovo commerciale, 6.000 metri quadri a Forcolo, la nuova Coop e altre aree, cioè aree a disposizione per imprenditori che ammontano a circa 120.000 metri quadri di superficie di terreno, le aspettative finiscono. E noi che abbiamo parlato con tutti i commercianti proprio nei giorni in cui il Consiglio Comunale, da 3 giorni di approvazione caparbia e determinata dell'ultima variante dello zuccherificio, siamo andati a volantinare, ma soprattutto a parlare con tanti esercenti, abbiamo colto la disillusione, il morale a terra, cioè chi imprende per tenere viva questa che era per esempio la struttura commerciale storica di Fano. Noi siamo stati sempre anche favorevoli a un'equilibrata grande distribuzione, a differenziazione dei prodotti sul territorio, ci mancherebbe altro, ma una città che si candida ad essere turistica, culturale e competitiva deve avere un centro commerciale naturale di qualità, qual è il centro storico. E invece cosa abbiamo visto? Abbiamo visto per esempio il degrado di alcune strutture fino alla chiusura, quindi abbiamo perso progressivamente negozi storici di Fano che facevano di Fano l'identità del centro storico e sono ancora vuoti. Abbiamo visto l'alienazione, anzi la svendita di 3 esercizi commerciali prestigiosi come il Libro, Nardini e il supermercato di fianco al Duomo. Tra l'altro mancheranno i proventi derivanti dagli affitti di queste strutture per la prossima amministrazione, fatto gravissimo, per quelli che sono soldi sicuri. E abbiamo visto intanto la sostituzione di un'attività, che è un'attività molto economica all'interno del centro storico, che metterà in crisi negozi che trattano le stesse merci, quindi con altre chiusure annunciate. Alcuni commercianti ci hanno detto che aspettano la Pasqua per vedere se reggono, no? Quindi ecco, altri ci hanno detto, ma guardate, voi fate bene a volantinare, però alla fine speriamo che la facciano questa struttura, così magari mi trasferisco lì e lavoro un po'. Ecco, allora uno che prima dell'anno 1000, quando si pensava alla fine del mondo, chi cambiava una sedia o un abito se si viveva nel 989? C'era la fine del mondo, ecco, questa cosa è vista come la fine annunciata del commercio storico, quindi si resiste. Queste sono in qualche maniera le conseguenze di previsioni scellerate, che poi non funzionano, perché avete visto che i destinatari di quella previsione, gli imprenditori che hanno speso, hanno investito, sono in cattive acque. C'è la richiesta di un concordato continuativo, c'è una ditta che ha fornito 2 milioni di euro di prefabbricati che li esige, è un colpo mortale all'economia del territorio e di quegli imprenditori. Quindi una previsione sbagliata mette nei guai tutta la città, i suoi protagonisti e anche quelli che la devono subire. Quindi come si fa? Noi dobbiamo innanzitutto pensare ai settori che possiamo rilanciare subito. Perché, come diceva Massimo, un comune che cosa può fare? Può accompagnare delle politiche, possiamo accompagnare le start-up di impresa per i giovani, non dipendono direttamente dal comune, ma possiamo mettere in campo una situazione che alleggerisca la burocrazia, non solo per i giovani, io dico per tutti i settori dove l'eccesso di zelo burocratico inutile va eliminato.
dove ci sia una modulistica comprensibile. Questo vale anche per gli agricoltori con cui parlavamo l'altra sera, ci sono dei meccanismi cervellotici per accedere a dei finanziamenti o a costituire delle imprese. Quindi da un lato il comune può essere più a servizio del cittadino con una macchina non invisa al cittadino, non che lo sovraccarichi di oneri inutili, equiparandosi magari a quanto si richiede nei comuni limitrofi. Dall'altro intervenire in quei settori che sono a portata di mano e che costituiscono un patrimonio inespresso, allora dicevamo il patrimonio archeologico di Fano, il patrimonio culturale. In un momento di grande povertà o comunque di progressiva povertà si può diminuire il disagio costruendo una ricchezza immateriale che è quella culturale. Noi abbiamo il polo delle biblioteche, per esempio, abbiamo la mediateca a cui ci si riferiva prima e che andrà finanziata perché altrimenti perde il suo scopo, e abbiamo la biblioteca federiciana che deve essere dotata di impianto antincendio e di impianto di risalita, ma potremmo mettere dei giovani a digitalizzare i testi rari che si potranno vedere in tutto il mondo in via telematica, fare pubblicità, e allora sono luoghi dove accompagnare un giovane in momenti molto difficili per trovare opportunità e anche una sorta di solidità morale in momenti di depressione psicologica, perché chi, e qua credo siamo in tanti, ha investito buona parte della sua vita negli studi e quindi ha cercato aspettative di realizzazione, non trovava nemmeno un posto molto lontano da quello che sperava, diventa un problema di carattere sociale e l'amministrazione deve essere vicino a queste utenze che sono poi i nostri figli, i nipoti, eccetera, ma anche persone di mezza età che hanno perso il lavoro, perché c'è anche quella categoria lì e che non hanno più nessuna prospettiva, per immaginare un rilancio fattibile ma non immediato e coinvolgere sempre di più in un progetto coloro che sperano. Anche questo è un compito dell'amministrazione. Bene, allora sono le 11.10, se non vedo male, dell'orologio di Renato, quindi domani mattina si lavora, direi che siamo quasi due ore, possiamo anche fermarci, i temi sono ovviamente tantissimi, ne sarebbero 10 di ore, poi i nostri candidati stanno parlando tra l'altro da qualche ora in più, visto che c'è stato questo confronto con le associazioni. Io direi di chiudere, se qualcuno di voi non ha l'ultima possibilità per poter rivolgere una domanda a tutti e tre o a qualcuno, io direi di chiudere con il classico appello al voto e anche appello alla partecipazione, perché primarie spesso e volentieri, anzi fa rima con partecipazione. Quindi facciamo il giro iniziale, iniziamo da Massimo Seri, un classico appello al voto e un saluto prima di salutarci definitivamente. Sarò telegrafico, visto che abbiamo superato le 23. Allora, intanto vorrei spiegare una cosa, qui non ci sono progetti alternativi, noi abbiamo un progetto che presentiamo assieme, perché il vero appuntamento non è il 2 febbraio, ma la vera sfida è il 25 maggio. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare. È un'occasione per confrontarci con i cittadini, è un'occasione di esercizio anche per noi, è un'occasione di crescita, di conoscere più a fondo le problematiche. Ma io dico anche che sono un'occasione, abbiamo deciso di non decidere, scusate la ripetizione di parola, a tavolino chi doveva essere il candidato della coalizione di centrosinistra Fare Città, abbiamo deciso di chiedere ai cittadini di venire a votare. Io spero che siano tante le persone che domenica andranno ai nostri seggi, me lo auguro, spero che il tempo ci aiuti, ma le previsioni non sono delle migliori, perché se così non fosse sarebbe un peccato. Poi chi scegliere? Noi abbiamo lanciato degli slogan, dobbiamo voltare pagina, vogliamo che sia una svolta buona, ma dobbiamo scegliere per vincere a maggio. Per questo motivo io mi sono speso in questo percorso pensando all'obiettivo di vincere a maggio, e penso che chi andrà a votare il 2 febbraio, a prescindere da noi come la raccontiamo, perché alla fine il progetto è un progetto unico che costruiamo assieme, ma dobbiamo scegliere chi di noi ha più chance di vincere il 25 maggio. Stefano. Sì, noi abbiamo sempre pensato che le primarie fossero una festa di democrazia,
Questo lavoro intenso che facciamo in queste ore ce lo confermano, perché al di là del 2 febbraio, quello che sta avvenendo in questi giorni a Fano, in tutti i quartieri, in tutte le campagne, nel centro che stiamo percorrendo, ci danno il senso di una politica bella, nuova, in cui parliamo con la gente, meno chiusi nelle segreterie di partito, come si diceva, e questo è la cosa che conforta di più in un momento in cui la politica si è staccata molto dagli interessi dei cittadini, ha deluso, e noi che però siamo qui di Fano, vogliamo bene la città e siamo persone che alla mattina escono per lavorare e tornano la sera, oltre alla passione della politica, ci siamo rafforzati da questi incontri e penso che siamo grati alla gente che passa un po' di tempo con noi e ci ascolta ancora. Quindi le primarie sono un'occasione di democrazia, di partecipazione. Una volta tanto la politica si mette a disposizione dei cittadini, che hanno la possibilità di individuare tra i tre qui presenti la figura che ritengono più utile in un confronto che sarà durissimo con il centrodestra e con l'altro polo che è costituito da Bene Comune e i 5 Stelle, che non hanno voluto concepire nulla con noi. Secondo noi c'erano dei margini per poter affrontare un percorso insieme, ma questo non importa, rispettiamo le decisioni e quindi è una scelta importante. Il progetto che abbiamo cercato in sintesi di rappresentarvi credo che valga la pena di essere speso, credo che valga la pena di voltare pagina e adesso però sono i cittadini che devono darci lo strumento con cui andare a riprendere la città a una giunta populista, inconcludente e conservatrice. Grazie. Ma avendo l'onere dell'ultima parola, credo che l'appello che abbia un senso fare non sia quello del singolo candidato, ma sia quello di una comunità di donne e di uomini, di cittadine e di cittadini consapevoli di quanto sia stata verticale la discesa di questa città negli ultimi 10 anni e oggi avvertono l'esigenza di cambiare, ma di cambiare sul serio. E avvertono che cambiare è possibile perché vincere è possibile, perché la cosa a cui io tengo di più in questo momento è trasmettere l'idea, con buona pace di Di Coubertin, che questa volta il centro-sinistra non gioca per partecipare ma per vincere, e lo fa non solo perché ci sono le condizioni per farlo, che in parte sono state costruite e di questo in qualche modo dobbiamo essere anche orgogliosi perché non erano scontate, ma anche perché oggi c'è un'aspettativa di migliaia di cittadine e cittadini, una parte rilevante di questa città che vuole assolutamente cambiare, vuole voltare pagina, vuole la svolta buona e vuole vincere. E noi oggi ci candidiamo a rappresentare questa città, oltre i partiti, oltre in qualche modo anche quelle che possono essere le fratture delle biografie collettive, individuali, culturali, che possono attraversare una coalizione. Perché avvertiamo oggi la responsabilità di cancellare dal nostro vocabolario le parole di rassegnazione che per tanti troppi anni il centro-sinistra ha avuto nella propria bocca in questa città, e avvertiamo invece la responsabilità e il dovere di interpretare una stagione nuova di speranza, dove il cambiamento che proponiamo non è solo quello di cambiare il colore politico della prossima giunta, ma è anche quello di cambiare il modo di fare politica, le pratiche politiche e il personale politico. Perché il cambiamento si costruisce attraverso queste tre coordinate. Se manca una di queste, il cambiamento non è tale. Noi oggi abbiamo voluto raccogliere questa sfida con coraggio, mi permetto di dire anche con molta generosità e molta umiltà, uscendo ognuno di noi dalle proprie case matte, dai propri perimetri identitari, per mettere a disposizione della città una grande occasione di partecipazione, una grande occasione decisionale. Lo dicevo all'inizio di questo incontro questa sera. Per troppi anni il nostro futuro è stato scelto fuori di questa città. Questa volta si decide a Fano, decidono le cittadine e i cittadini, gli elettori, il popolo del centro-sinistra e della sinistra. Faremo le scelte giuste, faremo le scelte sbagliate, saremo noi, sarete voi a scegliere, non saranno altri. E credo che questo sia il modo migliore per aprire una nuova stagione nella nostra città. Perfetto.
Perfetto, io ringrazio naturalmente i tre candidati per la massima disponibilità e serietà che hanno messo in questo impegno. Vi ricordo domenica dalle 8 alle 20, occasione, così come l'ha chiamata Samuele, che può essere colta da tutti i residenti del territorio comunale di Fano, anche minorenni che però compieranno 18 anni entro il 25 di maggio. Poi tra l'altro prima l'amico Teodosio ci ha detto tutto e quant'altro. Vi ricordo ancora, l'eventuale ballottaggio sarà il 9 di febbraio, quindi domenica prossima, tra i due, quando in caso nessuno dovesse raggiungere il 50+1, i due appunto che avranno totalizzato la maggior parte delle preferenze. Io ringrazio l'organizzazione, ringrazio il centro sociale che ci ha ospitato, ringrazio tutti voi per l'attenzione. Vi ricordo che tutto questo può essere rivisto nel giro di 1 o 2 giorni sul sito della Web TV che ci ha seguito questa sera, Onda Libera TV. Grazie a tutti quanti voi, buone primarie, buonanotte.